Siamo sul ballatoio della Biblioteca Roncioniana, un gioiello settecentesco della nostra città, per presentarvi il concerto del 12 novembre, diretto da Alessandro Cadario sul podio della Camerata Strumentale Città di Prato. È il primo dei tanti concerti che dedicheremo ai sei concerti brandeburghesi di Bach. E cominceremo dal fondo, dal sesto di questi concerti, quello più scuro perché non ha i violini, solo viole, viole da gamba, violoncelli. E qui questa ambientazione settecentesca è l'ideale per poter parlare di un concerto dove tra l'altro figura una sinfonia tra le più interessanti e originali di Franz Joseph Haydn, che porta il titolo Tempora Mutantur, i tempi cambiano, e quindi si addice molto anche alla nostra lettura del presente. E a fronte di Bach presenteremo anche un concerto moderno, un concerto grosso del Novecento, Dumbarton Oaks, dal nome della residenza dei mecenati americani che commissionarono questo lavoro per pochi strumenti ma straordinariamente perfetto a Igor Stravinsky. Quindi un 600-700 rivisto dagli occhi di un compositore del XX secolo. Il concerto poi si chiude con la Sinfonia in Si bemolle maggiore, la quinta di Franz Schubert, uno Schubert molto giovane che guarda ai modelli di Haydn e di Mozart. Alessandro Cadario, Camerata Strumentale Città di Prato, 12 novembre, Teatro Politeama Pratese, vi aspettiamo.